Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Veloce intro, come avete visto dal titolo della copertina c'è stato un bel upgrade di mezzo. Dunque ragazzi, riempite questo video di like e commenti. Scrivetemi qua sotto i prossimi pesci da andare a cercare con questo super mezzo. Vi avviso subito che già prossima settimana uscirà un altro episodio, che sarebbe il continuo di questa nuova serie, che visto che ci siamo, datemi un aiuto a trovare nome, perché non saprei come intitolarla. Ci mettevo qua sotto nei commenti che in passato avete già avuto belle idee. Dunque non perdo altro tempo e vi lascio con il video. Cappe da cazzo. Preso. Piccolo reale. Eccolo qua, sul Wikishad, colore 01, a drop shot. Anche l'app si deve mettere. Affangula. Eccoli. Eccoli, guarda, guarda la punta. In teoria dovrebbe essere qua il punto in cui mangiano. Ecco, però questi sono tutti quelli piccolini. Voglio quelli un pochino più bellini. Preso. Questo è bellino. Questo è già più carino. Un perchino. Hopla. Sempre sul drop. Wikishad colorazione 01, taglia 2,5 e perchetto. Quella di spaccatura è questa. Bello, bello, bel pesce. Bel reale. Hop. Eccolo qua, questo è un bel realino. Già. Guardate che bei colori. Niente di eccezionale, però divertente. Però in gara lo puoi usare. Siamo in Italia. Occhio. Preso. Preso. Piccolo perca. Oggi andiamo di nani.
Dai, so che siete qua. Preso. Bello. Tira come una satana. Eppla. Un altro bel realetto. Bello cicciotto. Anche questo. Eccolo qua. Guardate che bei colori che ha. Io sono in mezzo a dello sporco qua. Quindi senti tutto. Cioè, difficile capire quando. Preso. C'è il pesce. Quando c'è lo sporco. Che piccolo. Vai. È pieno di questi piccolini, perché li sento che a volte non li attacco nemmeno e sono veramente microscopici. Cerco di attaccare magari quelli un pochino più carini, però non è semplice. Sì, che sbeccottano l'esca. Want to break free. Va giusto tra le due linee. Preso, è bello, è un bel pesce questo. Questo è un bel pesce. Questo è un bel reale. Prepariamo il guadino. Guarda, è bello. Video prima. Eccolo qua. Questo è un bel 30, 32 centimetri. Facciamo la montatura da dropshot. Questo è il terminale che arriva dalla canna, che tra l'altro è appena rotto, quindi approfittiamo. Inseriamo da sopra il filo, facciamo scorrere un po', prendiamo la misura che ci serve, reinseriamo in modo da fare un'asola praticamente, portiamo il filo in base a quanto ci serve, una 20-30 cm, prendiamo il capo dell'asola, facciamo un nodo semplice, ecco qua. Poi l'asola la facciamo passare dentro l'amo, facciamo un bel palomar, chiudiamo, bagniamo e stringiamo, così viene. E adesso passiamo la parte finale dentro l'amo, dentro l'occhiello. Ok, così sta in assetto. E alla fine facciamo un asola in modo che possiamo mettere il nostro piombo e allo stesso tempo possiamo intercambiarlo, intanto che i pesci vogliono mangiare adesso, quindi ci sbrighiamo, non li facciamo attendere. Ok, ecco qua, la nostra montatura dopo è pronta, adesso basta solo inserire il piombo. Data la profondità vado a prendere un SK dropshot barrel da 14 grammi. Ok, lo faccio passare dentro tramite la bocca di lupo, quello che si può sempre cambiare. E adesso andiamo a innescare il nostro Wiki Shad. La taglia 2.4. Oh, ne ho preso due. Questo colore mi sta piacendo un sacco, lo sto usando ultimamente e mi dà un sacco di soddisfazioni. Allora andiamo a prendere il nostro Wiki Shad, puntiamo l'amo al centro, arriviamo, lo facciamo girare un po' in modo che dà un po' di sostegno e l'esca sta sempre più così. Adesso andiamo a prendere un pesce. Dai. Forse ho trovato un nuovo punto. Dai, aie brazzor. Di buona. Mangiano da culo. Preso. No, ok, stavo per dire carino, ma no. È un realino. È un cerealino, come direbbe un mio amico. Un cerealino.
Però il Wiki Shad, guarda, irresistibile a tutti. Bello, questo è un bel pesce.